Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati tifosi nerazzurri in questa settimana in cui non vi lasciamo mai soli, nemmeno ieri a Ferragosto. C'eravamo anche ieri, ci siamo, a maggior ragione anche oggi, perché ci sono i ragazzi di Andrea Stramaccioni. Certo, ci sono i ragazzi che continuano ad allenarsi, non si riposano, non ci riposiamo neanche noi che vi teniamo sempre compagnia anche nel pomeriggio live con Radio Appiano, immagini degli allenamenti e poi anche tante novità, tante news, tanti messaggi, perché naturalmente i nostri tifosi ci scrivono anche dalle vacanze e noi rispondiamo sempre con piacere. Oggi poi, che è 16 agosto... Cos'è? Il compleanno di Madonna. Ah, cominciamo con questa notizione. Mi mancava, non seguo le pop star. E abbiamo dei messaggi importanti, ma abbiamo prima delle notizie, quindi io direi tu ti occupi subito delle notizie e poi possiamo invece cominciare con i messaggi. Sì. Le immagini, per completezza di informazione, che state vedendo si riferiscono all'allenamento di ieri. Di ieri, sì, rivediamo appunto la squadra in campo anche nel giorno di Ferragosto, giornata calda, io non ero qua, come si stava ieri? Beh, insomma, in realtà meglio rispetto ad altri giorni analoghi in questo mese di agosto, però sicuramente è caldo, fa caldo. Però c'è la possibilità anche di fare allenamenti pomeridiani, ricordiamo oggi la squadra appunto sa... Poi è arrivato Caligola. Sì. Lei lo sa? Cioè, lei è il nuovo anticiclone, l'ondata di caldo che si chiama Caligola, è arrivata proprio in questi giorni. Giusto per variare un po', sentiamo sempre gli stessi nomi. Esatto. Un po' di varietà non basta... Lei sa chi era Caligola? Certo. Era quell'imperatore, quello insomma, che fece senatore un cavallo, tra le altre cose. Sì. Proprio lui. Che sta arrivando, sì. Come? Ma mi sa che è già arrivato, perché prima ero sotto e c'erano proprio quei 37-38 gradi, quel caldo anche eccessivo, quindi potrebbe essere arrivata l'ultima ondata di caldo di quest'estate. Caldo afoso che di solito qui abbiamo il busto di Caligola, nel frattempo, puntualissima la nostra regina. Bisogna trovare solo il cavallo adesso. Sì. Allora, cominciamo con le notizie, perché adesso siamo a conoscenza anche del fischietto che arbitrerà la partita che giocherà l'Inter contro il Vaslui, sia quella in trasferta sia quella in casa. Infatti sono usciti i nomi degli arbitri. Lei usa spesso la metonimia fischietto per indicare un arbitro? Sì, io uso spesso metonimi. Ho capito, lei indica spesso la parte per il tutto. Lei quindi quando anche arriverà onomatopee, quando no, arriva l'olandese Nihuis gli dirà scusi, lei è un fischietto? E vediamo cosa risponderà. Sì, sono un fischietto, sono un oppure fischietto. No, non sono un fischietto. Ma lo utilizzo, sì. E mi chiamano anche così. Allora, sarà proprio lui ad arbitrare Vaslui Inter, la gara valida, ricordiamolo, per l'andata dei playoff di Europa League in programma il 23 agosto, giovedì. Ricordiamo che si giocherà a Piatra Neamt, uno stadio appunto un pochettino più distante da Vaslui. Internazionale dal 2007, il fischietto di Enschede ha già diretto i nerazzurri in occasione dell'amichevole disputata l'8 agosto 2008 ad Amsterdam contro il Siviglia, un pareggio a reti inviolate. Invece la partita di ritorno in programma il 30 agosto allo stadio Giuseppe Meazza è stata affidata al portoghese Manuel de Sousa. Poi parleremo anche, dato che abbiamo detto gara di ritorno, gara in casa, avremo modo anche di parlare in questa puntata di Radio Appiano dello stadio Meazza con una telefonata che arriverà tra qualche minuto, perché è uno stadio, i nerazzurri ci hanno già giocato, ricordiamolo, c'è un prato nuovo misto di erba e erba naturale ed erba sintetica, un campo che mi sembra che sia stato apprezzato dai giocatori, almeno non ci sono state comunque critiche, anche se si doveva un po' assestare perché avevano appena terminato i lavori. Sono 22 anni che ci sono problemi per il terreno del Meazza e da quando è stato rifatto, è stato aggiunto il terzo anello con la copertura ai mondiali 90, ci si tira avanti periodicamente queste rizzollature costosissime, questi problemi endemici del terreno di gioco. Adesso speriamo che la situazione possa essere risolta. Tra l'altro, nota a parte, dopo Spalato secondo me sarebbe andata bene qualunque cosa dopo il campo. Esatto, o forse ha dimostrato che siamo una squadra da campo gibboso, chi lo sa, e quindi torneremo al vecchio terreno. Può anche essere, eh? Un saluto a tutta la redazione da Inter Channel. Non vedo l'ora che il mercato sia chiuso. Sono ansiosa di vedere la squadra al completo e speriamo in qualche arrivo di valore, non parlo di costi. L'importante è prendere qualcuno, mancano pochi giorni ormai. Vorrei anche avere informazioni su Bessa, Di Gennaro e Obi. Ciao Manuela. Ma guarda, Bessa, Di Gennaro e Obi stanno tutti ovviamente tornando dal proprio infortunio. Per quanto riguarda Di Gennaro ti posso dire che ormai cammina tranquillamente senza stampelle. Una buonissima notizia. Sì, ed è avviato, sta lavorando come un pazzo ed è avviato al recupero. Io credo
quantomeno per i due più giovani, ovvero Obi è un qualcosa di un po' più semplice. Bestia di Gennaro, la speranza è di vederli ragionevolmente prima, ragionevolmente nel 2012, mettiamola, sì, non nel 2013. Sarebbe già un buon passo per loro. Ciao raga! Ci scrive Francesco Boniva, che l'ho sentito l'altro giorno, che però è molto giovanile. Sì, lui è molto giovanile, vero, è vero. Ciao raga, anche oggi vi scrivo, poi riprenderò a lavorare, mi sa. Sarà più difficile dialogare con voi, per cui sopportatemi ancora per poco. Volevo chiedervi di mettere in palio tra i tifosi anche una mattinata alla Pinettina con voi e i ragazzi. Ma guarda, lo facciamo già, ci sono i nostri Ampiano Day. Sì. Grazie proprio per il consiglio. Quando ci consigliate una cosa che già facciamo, vuol dire che stiamo lavorando bene. Anche per vedere gli studi di Inter Channel, è previsto anche questo nel tour della Piano Day. Scusate, vorrei interagire di più col mondo Inter, che non so più quello che dico. Perché lui ci scrive, sì, adesso lui è in vacanza, ci ha scritto dalle vacanze che stava bene, per farci un po' invidia, no? Adesso che magari stanno per finire queste vacanze, dice, beh, dovrò tornare, quindi magari facciamo uscire qualche nuova idea, e quindi ce l'ha suggerito. Già ci sono i tifosi che anche quest'anno, l'anno che è appena passato, i tifosi estratti dalle prime serate, dai giochi che facciamo, sono già venuti a visitare, come hai detto tu, la Pinettina, i nostri studi. Prego. Ciao a tutti indistintamente. Oh, democratico. Sono sempre stato un appassionato e accanito tifoso nero-azzurro. Fin dall'età di 12 anni c'è sempre stato solo l'Inter nel mio cuore. Ho gioito e ho penato assieme a tutto il popolo interista per l'andamento sportivo della società in tutti questi anni di passione nero-azzurra. Mi sono commosso tantissimo e, non mi vergogno a dirlo, ho pianto. Fino a qui? L'anno del triplete. Ah, sentimenti condivisi. Ed è proprio ricordando la meravigliosa annata del 2010, dico che quest'anno abbiamo gettato le basi per rivivere quanto prima quella stupenda annata, e sono sicuro che il nostro mister, giovane e furbo, oltre che molto intelligente, saprà, con il suo spirito battagliero, farcela rivivere. Sono arcisicuro che presto supererà il grande Mourinho. Dai Strama, il popolo nerazzurro è tutto con te. Un abbraccio affettuoso a tutti voi dalla mia bella città Messina, nella quale spero che quanto prima la squadra venga a disputare un amichevole nello splendido stadio San Filippo, stadio bellissimo che il Messina è riuscito a fare dopo anni e anni e anni. Hanno fatto lo stadio 2 anni e sono falliti, quindi sono ripartiti dalla Serie D e lo stadio è lì che non sanno bene come riempirlo e che cosa fare. Lo stadio c'è però. Perché? Ah, continuiamo con i messaggi, sì. Perché? Comincia così. Abbiamo acquistato Budingai, buon giocatore, se poi cerchiamo di prendere De Jong, Gargano, avendo in squadra Obi Duncan. Acquisterei senz'altro Sahin, che ha caratteristiche diverse, è giocatore di spessore sicuramente superiore. Enzo da San Giorgio al Sannio. Come ha detto lui, sono tutti giocatori con caratteristiche diverse. Nel senso, appunto, per cui. Per cui anche Mudingai ha un suo perché, l'hanno spiegato anche in conferenza stampa. Ma poi, esatto, l'hanno presentato. Diciamo così, mancano 15 giorni alla fine del mercato, non sono tantissime, 2 settimane volano via, per cui insomma si tratta di non fare null'altro che non pazientare, e poi sì, avremo e avrete le risposte relative al nostro mercato. Un'osservazione, ho appena visto nelle nostre immagini un gol di testa del capitano, e ancora quando fa gol anche in allenamento di testa gioisce come un bambino. Esatto, glielo diremo poi. È una bella immagine. Certo, sicuramente. Ancora c'è qualche messaggio di quelli che abbiamo tenuto lì per i momenti più uggiosi. Ne scelgo uno di quelli antichi. Dice, vabbè, insomma, ci sono. A proposito del capitano, ce ne sono, ricordiamo. Ma abbiamo ancora messaggi che non abbiamo letto a proposito del capitano e a proposito poi della partita contro l'Hajduk di ritorno. Non tutti, comprensibilmente, sono teneri, però insomma, quantomeno sappiate che li abbiamo letti, non in diretta, ma noi leggiamo tutti i messaggi che ci arrivano. Adesso, però, è il momento. Mettiamo giù per un attimo i messaggi. Tornare per un attimo i messaggi, di dare il benvenuto a Pierfrancesco Barletta, che è stato così gentile da essere disponibile con noi. Con lui dobbiamo parlare naturalmente dello stadio di San Siro. Anzitutto gli diamo il benvenuto. Benvenuto. Buonasera, grazie. Partiamo dal campo, perché
prima dicevamo, era dal 1990 più o meno che c'erano problemi con il terreno. Adesso, almeno a sentire i ragazzi dopo la partita con l'Hajduk, dovrebbero essere risolti, perché questa nuova soluzione ha entusiasmato anzitutto i calciatori, oltre che il pubblico, che non vede più quelle buche che c'erano una volta. Certamente sembra così, sembrerebbe proprio che diciamo, questo campo stia dando dei buoni risultati. Naturalmente presto per dirlo, dovremo vederlo poi nel corso della stagione. Come sapete è un campo sintetico e naturale, ma in realtà è un campo prevalentemente naturale con un innesto di sintetico, e è un sistema utilizzato in grandi stadi come Wembley per esempio, e speriamo che possa portare dei risultati positivi. Da questo punto di vista, a proposito insomma di stadio e della partita con l'Hajduk, l'impressione, oltre che il terreno, è stata data dal colpo d'occhio dello stadio. Da parte della società c'è stata una politica precisa riguardo ai prezzi dell'Europa League, che è compresa nell'abbonamento, che comunque ha prezzi molto popolari. La risposta dei tifosi, contro magari anche ogni pronostico, è stata entusiasmante. Direi di sì, è stata una risposta eccezionale. Abbiamo avuto 45.000 spettatori, sicuramente in una Milano comunque con meno persone a causa delle vacanze. È stata una risposta grandissima e noi ne siamo stati molto contenti. È stato, tra l'altro, dicevamo insomma l'altro giorno nel pre nel post partita, un qualcosa di inconsueto, perché siamo abituati ad avere la prima uscita stagionale dell'Inter a San Siro se non all'ultima di agosto, quantomeno alla prima di settembre. Avere già invece due gare ufficiali nel mese di agosto è un qualcosa a cui non eravamo abituati. Assolutamente, infatti ripeto, è stata una grande risposta, e speriamo che anche per la prossima partita di Europa League, per la prima partita del campionato, di avere tanti tifosi. La campagna abbonamenti prosegue e, come sapete, da lunedì 20 verranno messi in vendita i biglietti per la partita di Europa League del 30 agosto, con prezzi sempre diciamo di abbastanza popolari, soprattutto in alcune zone sono molto convenienti. Il secondo anello verde e blu ha un costo di 5 euro, un secondo anello rosso e arancio sono 10 euro, quindi come dire, prezzi assolutamente accessibili, e crediamo che anche in quell'occasione ci sarà una bella risposta. Ricordiamo, da lunedì 20 agosto si potrà partire con la vendita e quindi poter acquistare tagliando. Anche perché, mettiamoci anche questo, rispetto agli scalmanati dell'Hajduk, i tifosi del Vaslui dovrebbero essere un po' più tranquilli, insomma. Speriamo, questo ce l'auguriamo. No, tra l'altro, al di là delle facezie, va detto che anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, quella che non certo naturalmente per colpa dell'Inter poteva presentarsi come una partita a rischio, ha avuto all'interno dello stadio un clima di assoluta tranquillità. All'interno dello stadio assoluta tranquillità, c'è stato un po' di lavoro per le forze dell'ordine all'esterno dello stadio, ma assolutamente tranquilli. Le forze dell'ordine hanno fatto come sempre al meglio il loro lavoro, e quindi come dire, per i tifosi non ci sono state ripercussioni di nessun tipo. A proposito della nuova stagione, come prima hai ricordato, il 20 saranno a disposizione i biglietti per la gara di Europa League, ma partiranno anche le vendite per la prima gara di campionato, quella contro il contro la Roma. Sì, la seconda gara di campionato contro la Roma, dunque si prepara una nuova stagione. Sì, assolutamente, si prepara una nuova stagione, e anche gli abbonamenti sono, ricordiamo che abbiamo fatto una politica di...